di Momenti d'arte. Oggi parleremo di Porta Virtutis di Federico Zuccari, ma prima vediamo chi era Federico Zuccari. Federico Zuccari nasce nel 1539 a Sant'Angelo in Vado, in provincia di Pesaro Urbino. Suo padre era Ottaviano Zuccarelli, il cui cognome venne tramutato in Zuccaro, mentre sua madre Antonia Neri. La sua carriera iniziò con il suo trasferimento a Roma, dove iniziò a lavorare presso la bottega di suo fratello Taddeo, che era già un affermato pittore. Successivamente si sposta a Venezia, dove inizia a lavorare per la famiglia Grimari, e nello stesso periodo si fece un viaggio con il Palladio in Friuli. Venne quindi accettato all'Accademia di Disegno Firenze e nello stesso periodo iniziò a far parte della Compagnia di San Giovanni di Terra Santa, di cui Taddeo già faceva parte. Tra i primi lavori che fecero Federico e Taddeo abbiamo la casina di Papa Pio IV e Villa Farnese. Successivamente Federico si reca in Inghilterra, dove realizza i ritratti per Elisabetta I e per Maria Stuarda. Ritornato realizza La calunnia di Apelle e L'uomo con due cani. Nel 1585 venne chiamato da Filippo II per realizzare la decorazione del nuovo Escorial. 10 anni dopo, con l'approvazione di Papa Sisto, Federico fonda quella che è l'Accademia di San Luca, che era un'accademia per i pittori. Federico si sposa successivamente con Francesca Genga, che era una discendente di quel Girolamo Genga che aveva progettato il Palazzo Ducale di Urbino e dal quale avrà 8 figli. Inoltre, nello stesso periodo, Federico otterrà un titolo nobiliare e una lauta pensione dal Filippo II e poco prima della morte otterrà un titolo di cavaliere. Federico morirà nel 1609 ad Ancona e sarà seppellito nel convento degli Agostiniani. Porta Virtutis è un dipinto del 1585 che si trova alla Galleria Nazionale delle Marche a Urbino. Il dipinto venne realizzato in quanto nel 1578 Paolo Ghiselli aveva commissionato allo Zuccari una processione e visione di San Gregorio Magno, che gli invierà 2 anni dopo. Tuttavia il lavoro venne rifiutato e considerato indegno. Inoltre venne rifiutata l'offerta di rifarlo e il lavoro venne affidato al bolognese Cesare Artemusi. Questo portò a una vendetta da parte di Federico Zuccari, il quale affisse in una porta durante la festa di San Luca una Porta Virtutis, che provocherà un altro scandalo e che farà offendere Paolo Ghiselli, il quale si farà sequestrare il disegno che il pittore riavrà soltanto dopo molti anni. Di questo lavoro esistono diversi disegni preparatori, tra cui uno che si trova al Palazzo Ducale di Urbino, che fu realizzato per il duca Francesco Maria II della Rovere. L'allegoria di questo dipinto viene spiegata mediante le iscrizioni e i cartigli. La Porta Virtutis è quell'arco che porta al Giardino delle Virtù ed è sorvegliato da Venere. Al suo ingresso troviamo una serie di statue, mentre in primo piano troviamo 3 gruppi di figure mostruose. Innanzitutto abbiamo l'Adulazione e la Persuasione, che tengono in mano una tabula con scritto calunnia e che mostrano a un uomo ignudo con le orecchie d'asino e in mano gli strumenti d'arte. Adesso tocca la caviglia e l'invidia, che è circondata dai serpenti, mentre sulla destra troviamo dei satiri. Il significato di questo dipinto è che l'artista virtuoso può essere giudicato soltanto dai veri. Il video finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Esce un nuovo video ogni mercoledì e venerdì alle ore 21. Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice in su. Inoltre, se hai una domanda o vuoi suggerirmi un'opera, scrivimela qui sotto nei commenti. E mi raccomando, iscriviti all'Instagram Momenti d'Arte. Troverai tanti news e aggiornamenti di questo canale. Ci vediamo alla prossima!